Sono 15 giorni, giusto? Sono 16, 15 giorni oggi. Oggi è martedì. Lei se pensa che i primi 7-8 giorni io che facevo? Sa che facevo? Glielo vuoi che glielo dica? Sì. Chiuso in casa, senza nessuno. A sedere, senza TV accesa, senza niente. Perché la disperazione è tanta, ancora. Ha capito? Ancora. Perché dietro c'è una bomba. Secondo me c'è qualcosa di grosso, anche che non lo so, non lo so. C'era una bomba dietro, secondo lei? Non lo so, non lo so. Perché per andare via così non c'è motivo. Non c'è motivo. Io voglio che ritorni. Ma più che altro che devo sapere che fine ha fatto. E perché l'ha fatto? Basta. Perché l'ha fatto? Non gli mancava nulla, glielo assicuro. Niente. E lei lo sa, questo lo sa, che io facevo il massimo per lei. È andata via per una cazzata, secondo me. Per una sbandata, perché lei lo sa lei che vuol dire la rovina delle persone? I cellulari. Ma non è che io lo dico perché sono antico, stiamo attenti. Cellulare, la rovina delle persone è il 90%, ha capito? Perché lei guardi, cammina per la strada, guardano i cellulari che danno le cozze nei muri, non sanno nemmeno dove vanno. Mai accorto che avesse avuto una debolezza, oppure tu ti vedi, uno non è scemo, lo vedi. Mai accorto. Se lei torna che mi dice, io ho trovato meglio di te o sto con un altro, tutto bene, tutto bene. Non c'è problema, ecco, che lo dica, non c'è problema. Perché no, è una cosa strana che non lo dice. Se l'avesse ora di fronte, che gli direi? Glielo può dire questo. Che deve tornare, non per me. Per quelli che c'è rimasto, non per me. Pensava tutto lei, io non so nemmeno se gli dico dove ho un paio di pantaloni. La porta è aperta, se vuol tornare torni, ma non per me. Per i miei figlioli e per su babbo e la sua mamma. Quindi lei la porta la riapre? Certo, perché la devo chiamare, sempre aperta, lei lo sa.